Ed eccoci tornati su New Super Mario Bros. U Deluxe. Ho deciso che non farò tutti quanti i livelli, perché avevo deciso di farli tutti, nonostante non avessi intenzione di fare 100%, ma ho detto, sai che c'è, lasciamo perdere, faccio solo i livelli necessari ad arrivare a fine gioco e buona così. Quindi cominciamo subito con la casa delle stanze che girano. Certo che i Buni hanno sempre... una in più degli altri devono averne. Hanno molte idee per le casette degli Ibu. Ok, degli o dei. Sinceramente è un po' particolare il termine Bu. Sono plurali, sono singoli, non si sa. Ad ogni modo, funghetto, ok, quindi immaginavo si potesse entrare in mezzo a qualche parete. Ok, vabbè, questi qui girano semplicemente. Immagino sia finta, e ti pareva. Ma tanto per i lulz l'ho fatto, non più che non per altro. Ok, ci siamo. Oi oi. Ma guarda, volevo abbassarmi nel momento in cui dico ok, ora mi abbasso, mi ha preso. Se lo facessi apposta non ci riuscirei. Okidoki. E qui è bloccato ora. Quindi vuol dire che siamo andati avanti. No, questa no è... questa qua sotto è finta. Va bene, saliamo allora. Immagino che prima o poi si facciano tutte quante in fila. Ma se io andassi sopra direttamente posso. E allora facciamo questa. Prima finiamo meglio è. Tanto qua se volessi prendere tutte quante le monete ci metterei una vita. La voglio trovare la porta giusta. Oi oi. Ah, ok, grande. Facile. Quello neanche lo guardo. Anche se penso che ci sia un segreto nella parete accanto. Ma comunque, di qua niente, allora proseguiamo. Ah, si scende. Beh, allora è chiaro. Ah, che diceva la freccia? Ah, ok, a sinistra. Ah, ma possiamo anche andare di qua? No, mi fido di questa porta. Ah, questi ancora. Va bene. Ho imparato giocando a Super Mario che faccio schifo, ma anche che i nemici, quando si accaniscono così tanto contro di te, è perché stai andando nella direzione giusta. Bravo. Ari, eccomi qua. Ho preso un altro colpo, ma ovviamente non sarei io. Però penso di potercela fare a sto giro, ok. Si sono calmati? Non ce ne sono altri? Siamo sicuri sicuri? Ho notato poi che si può sconfiggere la gravità in questo... in questo riquadro. Vabbè, entriamo. Se è giusta, bene. Se no, amen. Ok, è giusta. Vi attaccate! Ciao! Vediamo un po' che succede qui. Abbiamo tre vie. Quella centrale porta diretta, porta avanti. Vado in quella centrale. Non c'è più lo sbatti. Ah. Sì. Prendo quella centrale quindi. Che mi porta nel blocco. Oh. Utile. Utile. Ma sono scomparsi proprio... Beh, io torno indietro. Ecco fatto. Facile. Let's go. Serpentina nella nebbia. No. Oh cielo. Ah, le nuvole, ma queste non fanno danno. Cioè, se ti soffiano non fanno danno, ma se ci vai addosso sì, mi sa. Sono pur sempre dei nemici. Anche se non ho mai veramente capito il loro utilizzo, perché se ti soffiano, vedi, non ti fanno niente. In Odyssey potevi trasformarti in una di queste nuvole.
Allora, se le prendo tutte dovrebbe esserci una ricompensa, giusto? Di qualche tipo. Aha! Mamma dai! Per due monete! Due pozzino! Fa che maledetti! Hai capito? Infingardi! Aiuto! Aiuto! Blocco! Ah, torna qui, blocco! Bravo! Ehi, però mica male! Aiuto! Vabbè! E casca. Non sono sicuro di dover entrare nel tubo. Andiamo allora, perché non c'è altro. O almeno mi pare. Ah, ma ci spara in alto. Va bene. Qualche segretuccio qui dietro? No. In teoria andare all'inizio della strada, se ti mettono a metà, è alle basi di ogni videogioco. Ecco la ghianda! Let's go! Che bello! Allora, vabbè, quello verde neanche mi ci spreco. Si può stare lì, può stare. No, dai, no, questa è rubata. Questa è letteralmente rubata. Peggio della Juventus. Se ancora si fanno battute sulla Juventus, è chiaro. Rubatissima! Rubata più di un giocatore di poker che bara, ecco. E quello... Ah, quello ci vuole la sotto, ovviamente. Beh, io non ce l'ho. Quindi mi arrangio. Boh. Sicurissimo di non esserci andato a sbattere contro. Anzi, avevo calcolato al pelo proprio. Invece no. Gianni! Vatti via. Oh. Soffia, soffia. Ti viene mal di testa se soffi. Niente, la moneta stava là e andiamo. Ecco qui. Che si finisce. Ok. Non volevo girare, ma... L'ha fatto da solo, l'ha fatto. Strano. Huh? Castello contro Ludwig. Passiamo prima da Todd e poi si va al centro e l'altra si arrangia. Ludwig, sto arrivando. Castello meccanico di Ludwig. Devo preoccuparmi? Il meccanico non è che mi piace molto la parola castello, Ah, piattaforme, ok. Mi sa che morirò 18 volte qui. Ok, attenzione. Se schiacciano pure, eh. Ah, moneta, così. Oh, no, 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 no. No, non l'ho preso, ok. Me ne vado, me ne vado. Non mi seguire, non mi seguire. Maledizione. Ma beh, è possibile che mi faccio prendere in questa maniera? Ma solo io ci riesco. Mi dovrebbero dare un premio per la stupidità e per la maniera in cui mi faccio colpire dai nemici. Cioè, questo non è normale. Nessuno si farebbe colpire in quella maniera dai nemici se lo facesse apposta. È talmente preciso il modo in cui io riesco a farmi colpire dai nemici che dovrei ricevere un premio solo per quello. Cioè, dovrei avere una categoria a parte io per i gamer. Dovrei avere una categoria a parte solo per me. Ragazzi, non è normale sta cosa. Vabbè, rieccoci qua. Mi sa che si può andare sopra, ci sono le monete. Le monete, come sempre, indicano la via. E qui pure, mi sa. E infatti. Ah, niente, solo monete, tanto per, va bene. Oi, oi, attenzione. E qui posso cadere? Eh sì. A volte però faccio queste giocate istantanee che riescono. Il 90% delle volte non riescono. Però per farvi capire che se mi ci impegno ce la faccio. Altre volte invece, boh. Hitbox è molto strana comunque quella di Luigi, eh.
Cioè, a cavallo di Yoshi il cappello ti conta come corpo di Luigi, ma senza Yoshi no. A tesoro, però. Io avrei anche sparato la palla di ghiaccio, mo, non è per dire, ma l'avrei fatto. In genere lo fa. Oddio. Che paura. In genere la lancia la palla di fuoco qua, o di ghiaccio quando giri. Stavolta non l'ha fatto perché, boh. Rieccomi qua. Ovviamente ho perso perché, come vedete, sono piccolo. Ma non è che vi faccio vedere tutto quanto il processo perché sennò non ne usciamo più. Dunque. Quello si può arrangiare per conto suo. Vorrei dire un'altra parola, ma perché sarebbe più appropriata. Però non posso perché sono family friendly. Ahioi. Ah, il bagno turco qui. Cuppia fiammeggiante, non so come si chiama. Non so perché mi è uscito bagno turco. Sinceramente non ne ho idea. Ma comunque. Allora, dovrei riuscire a prendere la terza moneta se sapessi dov'è. Voglio dire, quando ne prendi due in questi livelli, bene o male. Ecco. Ah, sta lì sotto. Allora. Boh, la piglio? Ci provo. Se mi schiaccia, rifaccio il livello. No, andiamo. Questo ormai è assodato che c'è in ogni torre. Ridi, che non ho fatto i gnocchi. Poi ci sta per te, Ludwig. Ludovico. Quanto è bello, va. Che voce. Oi. Oh no! Questo è amico di Tenshinhan! Si sdoppia! Ah, sono copie quelle, eh! Aiuto! Ok, si rialza la terza, va bene. Aiuto, ma più forte? No, c'è una mira pessima. Ok, qual è? Ah, oh, pensavo fosse l'altro quello vero. Perché vedevo che non scompariva con pochi colpi, invece. Eccolo ora. Grande! Mi chiedo una cosa, però. Io l'ho colpito e sono rientrato dove c'è la piattaforma. Ma se l'avessi colpito e fossi caduto? Contava come persa, mi sa. Ad ogni modo, amici, è rimasto solo l'ultimo mondo da affrontare. Dovrebbe essere il mondo di Bowser, quindi più perfido e spietato. Spero di riuscire a completarlo. Se non lo vedete sul canale è perché sclero troppo e non ci riesco. Ma non penso di farcela, dai, che ci vorrà. Ad ogni modo, vi ringrazio per aver seguito anche questo video di New Super Mario Bros. U Deluxe. E noi ci vediamo ovviamente domani con un nuovo video. Ciao!